Bentornati a Non Solo Roma, continuiamo a trattare il tema con cui abbiamo aperto questa puntata in questo giovedì, le violenze e i maltrattamenti che sono stati scoperti in un centro di educazione motoria gestito dalla Croce Rossa a Roma. Lo ripetiamo brevemente, a far partire la denuncia sono stati proprio i vertici della Croce Rossa italiana dopo un caso abbastanza evidente. Uno dei pazienti maltrattati aveva un'evidente ecchimosi sul volto, indagini che sono partite ad aprile dello scorso anno e si sono protratte fino a novembre, quindi sono durate ben 6 mesi. Il PM, lo abbiamo detto, ha definito questo caso una vera e propria galleria degli orrori e chiaramente sono nati tanti commenti anche in merito, no, a questa terribile vicenda. Qualcuno ha parlato di disumanizzazione, qualcun altro ha avanzato l'ipotesi che c'entri il cosiddetto burnout. Di cosa si tratta? In sostanza è un termine anglosassone che potremmo tradurre come surriscaldamento, esaurimento. Il troppo stress al lavoro ci porta ad un profondo logorio psicofisico che ci dà anche degli effetti evidentemente devastanti e qualche volta inaspettati. Vorremmo cercare di capire se in questo caso specifico, quello del CEM di Roma, c'entri il cosiddetto caregiver burnout, cioè quello che scaturisce, quello che nasce proprio quando ci si prende cura di una persona fragile che non è capace, appunto per le sue evidenti problematiche psicofisiche, ad essere indipendente. Lo chiediamo allo psicologo e psicoterapeuta Luigi Collivasone, che è il nostro secondo ospite. Buongiorno a lei. Non riusciamo a sentirla, Luigi, probabilmente ha il microfono spento. Riproviamo. Riesce a sentirci, Luigi? C'è forse qualche piccolo problemino con l'audio, in attesa di appunto ripristinare la problematica che stiamo avendo. Ripercorriamo brevemente questo caso per chi avesse... Mi dicono dalla regia che forse siamo riusciti. Perfetto. Buongiorno a lei, Luigi. Buongiorno. Eccomi qua, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Grazie, grazie a lei, è un piacere appunto averla qui in trasmissione, nonostante dobbiamo trattare un tema insomma abbastanza delicato, no? Che ha scosso parecchio l'opinione pubblica. Io vado diretta con la mia primissima domanda: secondo lei in questa vicenda drammatica c'entra effettivamente il burnout? A mio avviso poco. Ok, il burnout, come lei accennava inizialmente, è quindi l'esaurimento delle energie psichiche, emotive di una persona che è messa a contatto con la sofferenza di un malato, ad esempio, e quindi nel tempo, in maniera cronica, viene a perdere tutte le proprie risorse. E il burnout è tipico degli infermieri, ad esempio, oppure degli infermieri domiciliari, ma anche può essere anche del coniuge, quando è a contatto costantemente con una malattia cronica, ad esempio, del partner, e deve accudirlo per un lungo periodo. Sostanzialmente cosa avviene? Abbiamo una proiezione delle nostre risorse su un contenuto esterno, su una persona esterna, e nel tempo queste vanno ad esaurirsi. A un certo punto si scopre che il sacco è vuoto, quindi sostanzialmente non ci sono più risorse per se stesso e neanche per l'altro. Mi capita in questo periodo, ad esempio, di avere persone con burnout che lavorano nei carceri, quindi in situazioni difficili, dove sono con poche tutele, a contatto sempre con sofferenza, con grandi situazioni di difficoltà, e quindi col tempo vanno completamente in burnout, non sono più in grado di gestire il loro lavoro. La sensazione invece dell'accadimento di cui stiamo parlando è in realtà vi sia una scarsa conoscenza di se stessi, e quindi in talune occasioni questa porta a far emergere dei contenuti che non sono invece noti alla coscienza della persona. Ad esempio, nella terapia junghiana si fa accenno ad un termine che Jung chiamava ombra. Ombra sono tutti quei contenuti brutti della persona che la persona non vuole vedere, che confina in una parte dell'inconscio. Ma confinare in una parte dell'inconscio non significa che questi non esistano, ed emergono in talune situazioni. In tal senso è interessante notare come ci siano degli studi, ad esempio, che fanno riferimento a nazisti, oppure anche a militari che hanno commesso delle torture,
ed erano persone considerate psichicamente sane, del tutto sane, che in determinate circostanze hanno fatto emergere la loro parte più brutta, quindi il male, quindi tutta una componente sadica. Posso e io credo che sia avvenuto... Luigi, posso chiederle se questa componente sadica è in minimissima parte, magari presente in buona parte degli italiani, o comunque delle persone, dell'umano, ecco? È presente in tutti noi, solo che ovviamente non abbiamo piacere a riconoscere questa parte e quindi tendiamo a negarla attraverso difese psichiche che vengono proprio definite di diniego, di negazione. E questo fa sì che magari nelle condizioni normali o se dovessimo svolgere un ruolo o un'attività nella quale non emergono mai determinate circostanze, noi non ci accorgiamo neanche di avere tutti questi aspetti. Però in realtà esistono, ci sono. Certo. E quando ci troviamo di fronte a, come è successo nella situazione, a persone che non possono ribellarsi e noi abbiamo un potere, che cosa succede? Che questa parte può emergere, ma questa parte è estremamente subdola, nel senso che perché la persona la mette in atto? E la risposta brutta, ma assolutamente veritiera a mio avviso, perché ha piacere di farlo? Bravissima, è questo il tema. E quindi c'è una gratificazione. Il sadismo che non è riconosciuto viene esplicitato e esplicitarlo genera una gratificazione alla persona. Quindi il tema sarebbe quello di andare a conoscere la nostra parte negativa, la nostra parte d'ombra, per poterla gestire e governare. Altrimenti c'è il rischio che questa governi noi in determinati momenti, in determinate situazioni della nostra vita. Posso chiederle però come sia possibile da un punto di vista prettamente psicologico che una persona che abbia questi atteggiamenti di piacere nel fare del male a qualcun altro, lo sto molto molto sintetizzando perché certo. Capisco che è molto più ampio di così, decida di fare un lavoro di questo tipo? Sì, è difficile. Lavorare su se stessi e riconoscere questa parte è molto difficile. L'aggettivo che si coniuga al lavoro terapeutico, comunque alla conoscenza di se stessi, è sempre eroico, perché per una persona andare ad osservare la propria parte peggiore è una sorta di eroismo. Tuttavia, ad esempio, pensiamo che la mitologia è l'espressione di tutti gli elementi inconsci dell'essere umano, che nelle popolazioni antiche venivano comunque tirate fuori, simbolizzate attraverso il mito. Ma se noi andiamo ad analizzare il mito, troviamo veramente il peggio dell'immaginabile. Abbiamo genitori che mangiano i bambini, abbiamo uccisioni, abbiamo il peggio dell'efferatezza. Però ecco, la mitologia permetteva un lavoro terapeutico, quindi attraverso il mito noi conoscevamo o conosciamo, se vogliamo studiare, parti che ci appartengono, che sono nostre, e quindi riusciamo a riconoscere anche tutta questa... queste dinamiche, questi elementi. Uno dei più famosi mitologi si chiama Joseph Campbell, il titolo del suo libro più famoso è Il mito dell'eroe, appunto perché l'eroe è colui che va a osservare tutti questi elementi propri. C'era un lavoro di far uscire fuori, no, con la mitologia, è corretto? Sì, bravissimo, corretto, esatto. E invece, paradossalmente, le persone che sono più soggette a compiere questi atti sono le persone che non hanno assoluta conoscenza di se stessi, o persone che sono molto tranquille, che non hanno assolutamente la consapevolezza di avere una parte aggressiva, di avere una parte sadica e così via. Tant'è che una cosa divertente che io ho constatato è che quando succedono omicidi o situazioni come quelle descritte e si va a intervistare il vicino di casa, spesso per il vicino di casa è colui che ha commesso, quando descrive colui che ha commesso il delitto, comunque la questione, è sempre la persona più tranquilla, una persona sempre perfetta, che aveva degli atteggiamenti e dei comportamenti ideali e idilliaci. E quindi è proprio perché probabilmente la persona mette in atto tutta una serie di compensazioni proprio per non entrare in contatto con la parte proprio più profonda e meno nobile. Però in determinati... Sì. Cioè si riscontra sempre la classica frase sorrideva sempre, no? Esatto, bravissima persona, è una persona per la quale si andava. E poi magari in determinato raptus
uccide il vicino di casa perché la grondaia cadeva nel suo terrazzo, quindi per una banalità. Certo. Però ecco, il rapus non è altro che la parte di ombra che si impossessa dell'individuo, che è del tutto inconsapevole di avere questa componente e quindi è soggetto a tutte le conseguenze nefaste. E soprattutto c'è la parte invece, per quello che riguarda invece la situazione degli abusi, c'è la componente di potere, quindi il potere è sicuramente un elemento che si collega all'ego e quindi è una sorta di canale che ci porta inconsapevolmente nella nostra parte d'ombra. E attraverso gli elementi egoici noi non ci accorgiamo, ma in realtà viviamo tutta questa parte, ne siamo posseduti, e ne siamo però totalmente inconsapevoli perché siamo estremamente distratti. E poi abbiamo una gratificazione perché abbiamo comunque questo potere che è come se nutrisse costantemente il nostro ego e quindi viene a creare un equilibrio che perdura. Ecco, posso dire che è davvero, insomma, a tratti un po' agghiacciante quello che lei ci sta raccontando, però è ovvio che bisogna diffondere, ecco, queste informazioni che secondo me sono utilissime. Mi rimane soltanto un minuto a disposizione, Luigi, le chiedo in ultimissima battuta, c'è una spiegazione per cui c'è questa diffusione un po' incontrollata di violenza ultimamente? Sì, sicuramente, io credo che... diciamo che il contesto nel quale viviamo ci porta ad allinearci a tutta una distorsione per la quale la violenza è anche bella e quindi non abbiamo neanche la consapevolezza di far emergere la nostra parte nera e quindi c'è una sorta di costante alimentazione a far sì che noi si rimanga in stati di coscienza bassi e in questa parte di violenza. Lo si vede abbastanza dai social, dove determinati comportamenti comunque ricevono tanti, tanti feedback positivi. Andrebbe fatto tutto un lavoro educativo relativamente invece a tirare fuori non la parte d'ombra, ma la parte più bella di ognuno di noi. Nel precedente intervento si parlava della gentilezza. Ecco, coltivare la presenza, coltivare la gentilezza, coltivare l'empatia, riconoscere che cosa può far male all'altro, sicuramente è un processo che farebbe emergere individualmente, poi collettivamente, il meglio di noi stessi. In questo momento le condizioni non ci sono e alle spalle abbiamo un'emozione costantemente di paura. L'emozione di paura che ci deriva da tutto quello che stiamo vivendo ci porta inconsapevolmente invece a chiuderci e sulla linea nostra peggiore. Grazie dottore, è stato insomma davvero molto molto interessante sentire insomma tanti spunti di riflessione, soprattutto la ringrazio e ringrazio anche la nostra precedente ospite per aver concluso con un messaggio positivo, no? Praticare la gentilezza, praticare le cose belle che abbiamo. Grazie davvero, è stato un piacere. Grazie a lei, arrivederci, buona giornata a tutti. Bene, ci fermiamo per un brevissimo momento di pausa, alleggeriamo decisamente il tiro tra pochissimi istanti con la cultura, la storia e qualche consiglio utile insieme alla direttrice di Pink Magazine Italia. A tra poco.